A destra, sullo sfondo del grande tempio dedicato a Venere, sorto secondo la leggenda dove furono sepolte le croci, Sant'Elena con le sue dame procede al riconoscimento della croce di Cristo. Turisti incantati ad ammirare il ciclo degli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca conservati in Cappella Bacci, uno dei principali motivi per cui visitare Arezzo. E oggi è il nostro primo giorno, aspetteremo lunedì e poi torneremo a casa, sicuramente con il cuore e gli occhi pieni di bellezza e di arte. È l'amore per l'arte a portare i turisti ad Arezzo, arrivano da tutta Italia, ma non solo. Incontriamo infatti una famiglia che arriva dalla Cina. We're from China. Why do you visit Tuscany and Arezzo? Because they are a very beautiful and a history city. Era questo il nostro momento di svago, via. Vi siete regalati, Piero? Sì, davvero, è meraviglioso, veramente, anche emozionante, insomma. L'abbiamo scelta perché non c'eravamo mai stati, abbiamo visitato altre città, Firenze, Siena, però sapevamo che qui ad Arezzo c'era questa chicca della cappella e quindi abbiamo pensato di venire a visitare. È molto bella, molto evocativa perché non sembra costretta dentro la cappella, ma sembra che gli affreschi ti portino fuori. Quindi è molto arioso e mi ha dato questa impressione quando sono entrato. Arezzo è dunque meta turistica per Pasqua e Pasquetta, soprattutto per coloro che amano i borghi toscani a misura d'uomo. I motivi per cui abbiamo scelto Arezzo è per far trascorrere qualche giorno in famiglia, in compagnia di amici, in occasione appunto della Pasqua. E Arezzo ci sembrava una meta ideale, diciamo, come tappa turistica. Non la conoscevamo, per cui abbiamo approfittato di questo lungo ponte, diciamo così. Perché non l'avevamo mai visitata, è una delle città della Toscana che ci mancava e abbiamo deciso di venire qui. Sì. Che avete prenotato, Piero? Sì, alle 3:30. Quindi qui sì. Tappa. Sì, sicuro, obbligata. C'è un po' di confusione, quindi bisogna prenotare prima, però va bene. E stiamo facendo un percorso, diciamo, nei borghi qua, tra le province di Siena e Arezzo. Quindi una Pasqua toscana. Quest'anno la Pasqua toscana, assolutamente. Si è visto anche le previsioni che in Piemonte non sono proprio bellissime, allora abbiamo deciso di passarla qua in Toscana, molto bello.